I paesi del Nord Europa e il Mediterraneo rappresentano le mete più gettonate dai vacanzieri, alle prese non solo col Covid, ma con scenari di guerra che escludono categoricamente l'Est dalle cartine geografiche delle vacanze. Si sceglie di non allontanarsi troppo, restando nella confortevole zona europea di casa nostra, per così dire, cercando di staccare la spina senza rinunciare alla sicurezza sanitaria e alla garanzia di un'offerta basata sui servizi. Come spiega il TG8 Quinto Ippoliti, responsabile regionale di Assoviaggi Confesercenti. La gente ha voglia di ripartire, di tornare alla normalità. Ci sono tante richieste di preventive, di offerte, eccetera. Ci sono delle disdette alla luce di questi aumenti dei contagi da Covid? Devo dire no, non ci sono disdette, almeno per quello che ci riguarda e per quello che sappiamo noi. La voglia di ritornare alla normalità continua a farla da padrona? La voglia, ma io direi più la necessità di riprendere quell'attività, quella vita normale. Quali sono le mete più ambite? Si preferisce l'Europa, diciamo che è un po' più casa nostra, alla luce del fatto che comunque lo scenario mondiale, oltre alla pandemia, scoraggia anche per la guerra? Sì, senz'altro l'Europa, le città europee. Ci sono abbastanza richieste, soprattutto le famiglie. La richiesta più alta in questo periodo sono le crociere. Dà la possibilità di riposare i genitori e i bimbi sono protetti, sono sorvegliati dalla mattina alla sera. Poi naturalmente la destinazione Italia, Mediterraneo, poi c'è anche la Grecia, c'è anche la Spagna, come sempre. Ma naturalmente in questo periodo almeno noi riscontriamo soprattutto la richiesta delle crociere. Il turismo negli anni è cambiato, soprattutto con l'avvento dei viaggi low cost c'è molto più turismo libero. Cosa significa tutto questo? Significa soprattutto un turismo non controllato, che non si può programmare un'organizzazione di incoming, di organizzazione di escursioni, di visite ai nostri parchi, al nostro territorio. E chi invece viene dall'estero, giustamente con queste attività di incoming di cui lei parlava, cosa chiede di vedere sul territorio? Per quanto riguarda l'Abruzzo, senz'altro i parchi, la montagna veramente va molto bene. Il mare con tutte le bandiere blu che ha ricevuto anche la nostra costa quest'anno? Il mare va altrettanto bene, chiaramente abbiamo dei forti concorrenti che sono la Puglia ma anche la costa romagnola, per pensare a quella veneta. Il Covid ha cambiato il nostro modo di viaggiare? Direi totalmente, la gente comunque si pone la domanda, la sicurezza, la mascherina, i controlli. Adesso per viaggiare cosa occorre? Non ci viene più richiesto come tempo fa, bisognava fare quasi ogni 2 giorni un tampone e via di seguito, oggi non più. Però ripeto, per evitare i contagi bisogna stare attenti, ognuno di noi deve essere responsabile di quello che fa, come si comporta.